Ma come era una delle prime versioni su Minecraft? Me lo sto proprio chiedendo e adesso potremmo andare a scoprirlo assolutamente insieme creando questo mondo che si caricherà veramente in 3 secondi perché questa era una delle versioni più semplici, guardate. Allora, a parte che non ho la mia skin, cioè nel senso sono Steve, guardate, un povero Steve. E magari chissà potremmo anche incontrare Herobrine. È il primo Herobrine, una delle prime versioni, cioè veramente, oddio no. Non mi dite però. Allora, prima di tutto ho premuto E per avere l'achievement. Ok, bene. Adesso però cerchiamo di giocare in questo mondo. Perché, ragazzi, questo è il primo Minecraft. E guardate quanto fa schifo. Cioè, nel senso, poi non ha niente. Non avevano niente. Cioè, senza offesa, Però il primo Minecraft faceva proprio schifo. Adesso prendo un po' di legno. Dopo che ha finito di prendere il legno, andrò in miniera. Ok, ho preso 10 pezzettini di legno. E adesso andrò ad utilizzarli per fare, ovviamente, la crafting table. E guardate qua, io non posso nemmeno usare. No, vabbè, non ci sono tutte le nuove funzionalità. Tipo quelle per creare, tipo per mettere, per craftare bene. Devi tipo romperti le dita ogni volta cliccando uno alla volta senza poter. Però adesso ho fatto la spada, così almeno posso prendere il signor Pollo, che di sicuro si farà prendere. Grazie Pollo. Grazie signor Pollo. Sono molto contento che lei abbia deciso di offrirsi in cambio di essere mangiato da Dunis, che si sa che è un privilegio. Scherzo ovviamente, cioè nel senso, non prendete le cose che dico seriamente. Ah, adesso prenderò il signor maiale però. Ah, vieni qua signor maialino. Ah, è vero che qua posso spammare. Che schifo. No, che schifo. Cioè, in realtà è bellissimo che si possa spammare, perché a me ovviamente non è che, cioè, ovviamente quella faccia così, boom, e muore tutto. Poi dopo vado da questa parte e vieni qua schifosino. E vieni qua tu altro schifo. Guarda, era semplicissimo giocare a questa versione. Cioè, chi è che, cioè, provateci anche voi ragazzi, se avete Minecraft, questo tipo di Minecraft oggi, provateci. Adesso andiamo in miniera però, perché dobbiamo scavare e dobbiamo vedere un attimo cosa c'era in miniera. Non so nemmeno se c'erano i pipistrelli, tipo. Ecco qua, c'è del ferro. Non c'è niente di interessante in realtà. Però posso craftarmi tipo i pezzi in pietra. Proviamo, non lo so, magari è utile. Ho finito di cuocere il cibo. Yuhu, yuppie. Adesso mi crafto una bella spadina. Dopo un no, però vedete, non posso trascinare. Che fastidione. Ah, che bello però fare questa cosa, perché queste erano proprio le prime versioni, ragazzi, di Minecraft. Ma voi vi rendete conto di cosa vuol dire le prime versioni di Minecraft? Cioè, nel senso, senza queste versioni non ci sarebbe stato Minecraft che c'è ora, quello che giocano tutti quanti. Quello bellissimo, proprio così. Perché questo è bello, perché per carità. Ma diciamo che fa un po'... Diciamo che non è che sia proprio poi così tanto bello, no? Cioè, nel senso, poi c'è chi piace, chiaramente. Però, non lo so, a me preferisco quello nuovo, ovviamente. Dai, però non ho voglia di scavare il ferro, quindi andiamocene via proprio. Non ho voglia di scavare proprio il ferro. Assolutamente no. Anzi, fra poco probabilmente arriverà pure la notte. Quindi adesso andremo a combattere pure contro i signori zombie cattivi che cercheranno di uccidermi. Ma vedrete che in questa versione sarà semplicissimo. Infatti adesso sapete cosa faccio? Mi crafto delle torce, perché se arriverà la notte potrò almeno usare le torce bellissime che mi sono craftato per fare luce. Però non luce come con l'Optifine, non so se avete presente, perché con l'Optifine si può fare luce bella, invece qua si può fare luce che è solo se piazzi, tipo, no? Ah, e poi guardate come si nuotava qua, guardate che brutto qua, che schifo. Schifo, no, vomito. Madonna, no, vomito no, però scusate, però devo fare una cosa, perché sennò qua non va affatto bene. Cioè, se io non abbasso il sound, deve essere così. Era troppo, cioè non so se avete sentito, ma tipo mi si rompevano i timpani. Vediamo un po' che miseri ci saranno, magari incontreremo Herobrine. Io spero sinceramente di incontrare Herobrine, anche se ne dubito, perché era abbastanza raro, se non impossibile, chi lo sa. Oggi in realtà è ancora più semplice con tutte le mod che esistono, eccetera. Però prima, secondo me, Herobrine non so se esisteva, cioè, nel senso, secondo me era un po' una cavolata. Oh, però guardate, ma, oppure magari chi lo sa, poteva succedere che tipo, non lo so, nel gioco ci fosse in realtà e che nessuno lo sapeva. Haha. Può essere, chi lo sa. Adesso vado a prendere queste pecore e le uccido, così almeno mi crafto il letto e così posso skippare la notte nel caso ne avessi bisogno. E poi comunque è bello uccidere le pecore, perché, cioè, nel senso, non nella realtà, dico, solo nel gioco, chiaramente, perché... ovviamente, ragazzi, cosa pensavate? Però è bello perché io dico, cioè, guarda, cioè, nel senso, devi semplicemente correre e poi dopo devi spammare e basta. Cioè, così bello, è così bello, proprio così, guarda, brum brum brum. Cioè, come se fossero tipo... È semplicissimo. Magari Minecraft di oggi fosse così semplice che devi stare là a fare pum 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 e solo dopo 30 ore riesci ad ammazzare una pecora, una che sia una, dico io.
Porca puzzarda, veramente, non so. Sì, però comunque vorrei la notte. Ok, sta arrivando la notte. Ci siamo quasi, e vediamo un attimo come saranno i mostri, gli animali e tutte le cose durante la notte. Forse sarà anche più difficile, chi lo sa, perché magari non sono più abituato. Però devo mangiare. Dunis, mannaggia te, ma ricordati di mangiare, no? Sciocchino. Scurrigioni. Ma cosa sto dicendo? Ma se... non lo so, io non sono normale a volte, comunque. Io lo credo fermamente, a volte secondo me ho qualche rotella fuori posto. Qualche rotella fuori posto che però è assolutamente normale, dato che comunque Minecraft in questa versione era fuori posto, no? E cioè, nel senso, aveva qualche rotella fuori posto, no? Minecraft. Giusto, giusto, è certo, anch'io. Ma nel senso, a volte tutti abbiamo le rotelle fuori posto. Guarda che bello, cioè io ho le rotelle fuori posto perché in questo momento sto uccidendo le pecore. E sapete perché ce le ho anche? Perché sto ripetendo la stessa cosa 20 volte che non si dovrebbe fare. Mannaggia a me che mi dovrei schiaffeggiare sul sedere però. Non ho capito perché. Oh, qua c'è un fiore rosso, un fiore giallo. Che questi fiori c'erano da tantissimo, cioè ci sono da tantissimo su Minecraft. Qua c'è un'isola desertica con assolutamente niente sopra. Bene, mi fa piacere. Ma poi queste sono tipo le texture vecchissime. Ah, ok, sta per arrivare la notte. Siete felici? Io sono felice perché guardate qua, posso mettere prima di tutto le torce che ho craftato, perché così almeno non le ho fatte a caso. E poi dopo andiamo su quelle montagne, perché adesso andremo ad uccidere tutti gli zombie cattivi che ci vengono ad uccidere. E se farà troppo difficile, mi crafterò un letto e... oh, porca puzzarda, ma cosa ho trovato qui? Avete visto? Aiuto, ho paura che magari se ci cado lì dentro poi muoio. E può essere. Cioè, sicuramente non è così semplice come possa sembrare. Ok, mettiamo un po' di torce in giro perché così almeno ci vediamo. E poi qua mi crafto una mini basetta, tipo... mi metto la crafting table qua, dopo mi faccio il letto, così si faceva, giusto? Cioè, nel senso, spero che in questa versione funzioni così. Sì, funziona così. Ok, poi faccio... stupido, Dunis, stupido, stupidino. Ok, no, non mi metto a letto perché ho detto che volevo uccidere gli zombie. Beh, scrutiamo nel buio della notte per vedere se c'è qualcosa, anche se ho molta paura, perché in realtà... sapete la cosa di cui ho più paura? Del buio, perché... non si vede niente su YouTube, io ne sono sicuro. Mannaggia il buio. Stupido buio, io odio il buio di tutti i giochi. Non dovrebbe esistere il buio dei giochi. In realtà tutti i youtuber credo che abbiano questa paura grande. Ah, guardate qua, c'è uno zombie. Adesso andiamo ad ucciderlo nella luce però. Venga qua, signor zombino. Muoia, vada. Vada a cagare. Cioè, vedete, ma era semplicissimo. Cioè, era vergognosamente semplice giocare a Minecraft. Ma vergognosamente. Cioè, proprio era semplice. Adesso se io tipo vado qua e voglio uccidere tipo i creeper. Ma guardate quanto semplice. Adesso faccio esplodere qualcosa come minimo. Guardate, è semplicissimo. Porca puzzarda, Forse me la son flexata troppo. Cioè, nel senso, ho detto è troppo semplice. Mai sottovalutare il nemico, mai sottovalutarlo. Se avete un nemico è sempre importante tenerlo d'occhio e cercare sempre di metterglielo. Vabbè, insomma, detto questo, che non, insomma, metterglielo chiaramente in senso metaforico, non pensiamo male, cioè nel senso, io veramente sono sciocco basito. So che sto scavando la crafting table con la spada, ma sinceramente non avevo voglia di cambiare mano. Perché sono assolutamente sfaticato, completamente, e guardate lo schema, a parte che non ci azzeccavano nemmeno, però gli scheletri qua sono anche stupidi, perché proprio sparano e non sanno cosa fanno, cioè nel senso sparano a caso. Cioè, come se io mi metto a sparare a Herobrine a caso. Pensavo di star per morire. Ho detto, oddio, qua adesso vedi che sotto non c'è niente, sono morto. Invece no, invece sono vivo. Yuppie, festeggiamo che sono vivo. Scusate nel caso non... però, ma voi vi ricordate di Strizza la pizza? E Strizza la pizza, ma com'era stupidino Strizza la pizza. Io mi ricordo, sì, mi ricordo. Erano bei tempi quando girava Strizza la pizza. Cioè, praticamente l'ho inventato io Strizza la pizza, per chi non lo sapesse. Molto probabilmente nessuno si ricorda di Strizza la pizza, perché probabilmente nessuno mi segue da allora. Anzi, se mi seguite da quando c'era Strizza la pizza, scrivete io c'ero nei commenti, perché è così. Mi sa che tutti i youtuber fanno questa cosa. Oh, porca puzzarda, ma qua ci sono un sacco di robe. Ciao, come stai? Ti uccido, ti posso uccidere. Yuppie, ti uccido. È stato semplicissimo. Ma vedete, ma c'è, non c'è nemmeno un livello di difficoltà, cioè dai. Cioè, ora sto sottovalutando davvero tanto il nemico. Però dai, c'è davvero, cioè guarda, bam 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 bam. Ecco, adesso uso questa. Cioè guarda, ma è la cosa più semplice dell'universo. Cioè veramente, io sciocco basito completamente. Oh, qua c'è la lava con la texture vecchia e brutta, che schifo.
Vabbè, detto questo, ragazzi, fatemi sapere se volete vedere altre versioni di Minecraft vecchie, tipo, o altre versioni modificate, cosa ne so. E ricordate di commentare con una faccina strana e mettete lo Steve nei commenti, tipo scrivete grande Steve, così, no, per non farlo sentire solo, poverino, perché giustamente lui sentirà solo. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!